Abbiamo detto il viaggio di Cabral, lui ci finisce per puro caso, a volte la storia funziona così, cioè, scoperta del Brasile, l'approdo sulle coste del Brasile avviene per puro caso, e Amerigo Vespucci, abbiamo detto essere un fiorentino, e sarà lui a dare il nome alle Americhe, lui, il nome verrà da lui, non lui in persona evidentemente, intitoleranno questo nuovo continente ad Amerigo Vespucci, perché Amerigo Vespucci è un fiorentino, un intellettuale, uno che scrive e dai suoi scritti matura la consapevolezza che gli europei hanno a che fare con un mondo nuovo, per l'appunto. Non sono le Indie o le isole antistanti alle Indie, come ancora pensava Colombo e come ancora pensavano gli uomini di quel tempo che non erano arrivati a maturare la consapevolezza dell'estensione del continente, anche perché vi ricordate, i viaggi di Colombo sono limitati tutto sommato alle isole dei Caraibi, quindi ci può anche ancora stare il fatto che si scambino queste isole per dei territori antistanti al continente asiatico propriamente detto. Quando si inizia a esplorare il continente sudamericano e poi quello nordamericano, piano piano ci vorranno decenni, non è che l'esplorazione dura 10 minuti, evidentemente, e gli esploratori successivi si renderanno conto che giungendo alle foci di questi fiumi tropicali, pensate al Sud America o dei grandi fiumi del Nord America, si renderanno conto che hanno di fronte delle masse terracque decisamente più ampie, che dunque che non è affatto l'Asia. Insomma, ecco. Da qui Amerigo Vespucci scrive molto, produce molto e dunque il termine America viene appunto dal suo nome. Quindi Amerigo dà luogo ad America, non America Amerigo. E Magellano è un altro personaggio abbastanza famoso perché Magellano è quello che ha fatto la prima circumnavigazione del mondo. Il mondo è diventato piccolo, avete capito perché si inizia a parlare anche di globalizzazione, fermo restando che il termine globalizzazione l'abbiamo coniato noi oggi, non è un termine che usano gli uomini del Cinquecento. Il mondo diventa un po' più piccolo perché adesso l'hanno provato loro direttamente, perché adesso con Magellano si è fatto un intero giro del mondo. Lui è partito dalla Spagna, ha trovato il passaggio a sud, costeggiando le coste del Sud America, è riuscito ad entrare in quello stretto che poi prenderà nome appunto dallo stesso Magellano, lo stretto di Magellano, vicino alla Terra del Fuoco. Terra del Fuoco, quindi l'estrema propaggine sud del continente sudamericano, e poi sfocia, arriva nell'Oceano Pacifico. Che ci fosse un altro oceano oltre al continente americano, questo lo si era percepito. Oggi è così, adesso hanno scavato il famoso canale di Panama, quindi i due oceani sono stati messi direttamente in comunicazione, quindi le navi possono non fare tutto il giro che fece a suo tempo Magellano. All'epoca non c'era, si erano resi conto che c'era un'altra massa d'acqua al di là del continente americano. Come ci si arriva a quest'altra massa d'acqua? Ci dobbiamo prendere barche e portarle sulla terraferma e poi farle trasportarle nell'altro oceano, rimetterle in acqua nell'altro oceano? No, ci possiamo arrivare facendo il giro. L'Oceano Pacifico viene attraversato. E a questo punto Magellano arriva effettivamente in Asia. Il viaggio non è che dura esattamente 2 minuti, insomma, durerà, mi pare, in tutto 3 anni, quindi, e lo stesso Magellano non riuscirà a tornare in Spagna, troverà la morte nelle Filippine. Pensate che il termine Filippine deriverà dal re, grande re di Spagna, figlio di Carlo V, quel grande imperatore che studieremo a breve, che si chiama appunto Filippo II, quindi viene intitolata a Filippo II. Era una colonia, prima di diventare colonia americana, oggi è una colonia americana, lo è dall'inizio del Novecento, prima di diventare colonia americana, statunitense, le Filippine sono state per secoli colonia spagnola, evidentemente, no? E la città di mia moglie, là in Brasile, si chiamava, ora si chiama João Pessoa, ha cambiato nome varie volte, l'hanno dedicata a questo personaggio, questo statista del posto, João Pessoa per l'appunto, ma prima si chiamava, alla fondazione si chiamava Filippopoli, è stata fondata nella seconda metà del Cinquecento, quando Filippo II ha
aveva preso insieme la corona di Spagna e la corona di Portogallo, ma questo poi lo vedremo, insomma. Anzi, il nome originario era Santa Maria delle Nevi. Primo nome è Santa Maria delle Nevi. Santa Maria das Neves, delle Nevi. Cioè, lì tutto c'è, meno che la neve. Non so perché gli hanno messo questo nome, Teresa. In effetti fa un pochino sorridere, se ci pensate. Insomma, il clima è eccezionale, ma insomma non ha nulla a che vedere con la neve, non c'è minimamente. Però insomma si vede che qualcuno era devoto a questa versione della Madonna, della mamma di Gesù, e dunque l'ha intitolata alla mamma di Gesù. Poi l'hanno intitolata a Filippo, poi ha cambiato nome varie volte, perché ci sono stati anche gli olandesi durante la colonizzazione olandese, nella seconda metà del 600 gli hanno cambiato nome un'altra volta, poi ha ripreso il nome vecchio fino ad arrivare al nome moderno, no? Anche la toponomastica cambia. Magellano è un portoghese che lavora per la corona spagnola, come Colombo, genovese, sappiamo che era genovese, diciamo, abbiamo sposato l'ipotesi confermata poi da alcuni documenti che fosse realmente genovese. Sapete che la tomba di Cristoforo Colombo è un monumento nazionale, si trova a Siviglia, nella cattedrale di Siviglia, dunque gli spagnoli se ne sono giustamente appropriati, ma è abbastanza ridicolo oggi discutere di questa roba qui, anche perché i genovesi, gli italiani del tempo, italiani tra virgolette, perché l'Italia non esiste se non come espressione geografica, sono molto aperti, sono molto cosmopoliti, diciamo così. Piazza principale di Genova, sì, appunto, è titolo di vanto di questo, di quel paese, no? Se prendete, che ne so, il libro, il manuale di storia di epoca fascista, trovate appunto che gli italiani sono stati particolarmente grandi, popolo di poeti, di santi, di navigatori. C'è scritto, no, avete presente il Palazzo del Lavoro e della Civiltà, quello che sta all'Eur, una specie di colosseo tutto bianco che è stato costruito in epoca fascista, e sopra c'è questa famosa celeberrima incisione, gli italiani, popolo di navigatori, di santi, di geni, eccetera, eccetera, di navigatori, e quindi anche Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, come dire, l'America l'abbiamo scoperta noi. Peccato che tutti questi soggetti non lavorassero per conto di un fantomatico governo italiano che non esisteva, ma non lavoravano nemmeno per conto di Genova piuttosto che di Firenze, ma lavorassero tutti quanti per conto delle monarchie iberiche, e le quali avevamo preso questa iniziativa politico-economica di esplorare gli oceani e di trovare queste nuove vie che menassero in Oriente, no? Che portassero in Asia, come sapete. Quindi a Magellano dobbiamo questo primo viaggio, e lui praticamente è portoghese, lavora per il re di Spagna, perché in Portogallo aveva iniziato a stringere i cordoni della borsa, e quindi la spedizione con, mi pare, 4-5 navi, sempre caravelle di alto mare, per circumnavigare il mondo, per trovare il passaggio a sud, il re di Portogallo non gliel'aveva finanziata. Mentre gli spagnoli, almeno in quel periodo, sembravano un po' più disponibili. Era un investimento notevolissimo, cioè armare una caravella aveva un costo veramente eccezionale, e difficilmente un privato poteva permettersi di sostenere un costo del genere. Potevi pagare anche il personale di bordo. Tra parentesi, le possibilità di tornare vivo dopo un viaggio del genere erano abbastanza ristrette, insomma si correvano un sacco di rischi, potete immaginare, insomma, malattie, lo scorbuto, no? Lo scorbuto è una malattia diffusissima all'epoca, soprattutto presso i naviganti, ma diffusa anche in altre categorie di lavoratori, che dipende dalla mancanza di vitamina C. Quindi se tu sei imbarcato per un sacco di tempo e non puoi mangiare frutta, se sei imbarcato ti puoi bere un po' di acqua sudicia, se l'acqua è sudicia ti prendi altre malattie, ve lo potete immaginare. Pesce secco, gallette, e se stai in oceano per tre settimane, quattro settimane, un mese e mezzo, le terre non le vedi proprio e dunque non puoi fare rifornimento. E allora devi portarti dei cibi non deperibili. All'epoca non esistevano i container, frigoriferi, ci arriviamo tutti quanti da soli. Quindi cibi precotti, appunto la galletta che si può conservare, come c'erano anche i romani, no? I crackers si possono conservare in maniera indefinita, oppure il pesce blu, quello mediterraneo, messo nel barile, conservato sotto sale, no? Se tu lo sali il cibo, o anche carne sotto sale. E detto questo, frutta fresca, viva Dio, non te la mangi, nel senso che non
Salvo i limoni e le mele verdi che contengono molta vitamina C, quindi poi hanno cercato di far fronte, imbarcavano casse di limoni, ma anche i limoni sono abbastanza deperibili, evidentemente, magari un limone dura un po' di più rispetto a un'altra frutta più facilmente deperibile. E le banane mica durano tantissimo, dipende. Poi le banane ancora non... Rispetto ad altra frutta, i kiwi pure contengono un sacco di vitamina C, ma anche i kiwi sono molto deperibili. La banana contiene anche potassio, però anche qui in Portogallo e Spagna banane non ce ne, all'epoca non ce ne stavano evidentemente, no? La frutta secca, ecco, questo tipo di cibi, però fondamentalmente questa malattia derivava dalla mancanza di vitamina C. E questo provocava problemi gastroenterici, le gengive, soprattutto perdevi i denti perché le gengive iniziavano a ritirarsi, e i denti rimanevano esposti, ti si cariavano, insomma, situazioni che le potete immaginare. La cosa interessante, siamo nel 1494, quindi 2 anni dopo dal viaggio di Colombo, in cui praticamente gli spagnoli sono arrivati in Centro America. Guardate bene questa cartina, no? Vedete quella linea? Di qui Portogallo e di lì Spagna? Ebbene, le due monarchie si rivolgono al mediatore naturale, il mediatore naturale è il Papa. In quel momento il Papa è Borgia, Alessandro Borgia, il quale Borgia fa da arbitrato e dice: benissimo, sapete qual è la novità? Mettiamoci d'accordo. Vi ricordate, i portoghesi avevano già fatto i viaggi nei decenni precedenti, circumnavigazione dell'Africa, ed erano arrivati in Asia circumnavigando l'Africa? Ok, gli spagnoli invece sono spinti oltre e con Colombo sono arrivati all'America centrale. Allora, per non fare torto a nessuno, loro erano consapevoli del fatto che la Terra fosse sferica, questo lo sapevano perfettamente, non sapevano esattamente quanto fosse stesa, ma sapevano che era sferica. Allora il Papa dice: benissimo, tracciamo questa linea immaginaria e tutto quello che rimane ad oriente di questa linea sarà del Portogallo, tutto quello che rimane a occidente sarà della Spagna. Va bene? E per separare, nella loro mente, separavano l'Africa dalla... Questa linea si chiama Raja, questo raggio della sfera terrestre, d'accordo? E però non sapevano l'estensione dell'America del Sud, perché ancora non l'avevano esplorata, appunto siamo nel 1494. E infatti, vedete, il Brasile viene tagliato fuori. Ecco perché in Brasile si parla portoghese. Perché, non sapendo bene le conseguenze di questo gesto, però entrambe le monarchie si attengono a quello che era stato deciso nel 1494. Pacta sunt servanda. Quindi rimane il patto, rimane in vigore, e il Brasile rimane terra poi di esplorazione da parte dei portoghesi. Poi ci arriva quel Cabral per caso alcuni anni dopo, come vi ho detto, no? Prego. Il monarca portoghese nel 1494, non me lo ricordo, controllare da qualche parte, non mi ricordo il nome, credo un Joao, vabbè, però cerchiamolo, mi ha fatto venire la curiosità. Ok, Giovanni II. Allora, si rivolgono al Papa e il nome di questo trattato è Trattato di Tordesillas, perché poi verrà siglato, verrà concluso, c'è evidentemente un messo del Papa. La decisione era stata presa, sentito il Papa, quindi il Papa ha fatto da arbitro, e poi a Tordesillas le due delegazioni diplomatiche si sono viste e hanno siglato questo trattato con la benedizione, con l'alta benedizione del Papa. No? E allora, vedete cosa vuol dire tracollo demografico? Sì, che cala vertiginosamente la popolazione. La popolazione non lo però non è. Benissimo, guardate le cifre, cioè benissimo, malissimo Aurora, guardate le cifre. Hispaniola, Haiti, oggi Haiti, è l'isola dove è sbarcato Colombo, 1492, 4 milioni circa di abitanti, sono ovviamente delle cifre approssimative, stimate. 1508, quanti anni sono passati? 16 anni, neanche tanto, insomma. 90.000, da 4 milioni a 90.000.
E Cuba, 1525, scomparsa degli indigeni. Cuba non ne rimane uno solo. I cubani di oggi sono discendenti da europei, africani, importati successivamente, evidentemente. Messico, in Messico c'era un impero vetusto, antico, forte, potente, civile, secondo altri canoni di civiltà, bellicoso, non necessariamente pacifico, però civile, e per civiltà intendiamo il luogo dove c'è una civitas, c'è una città, e quindi ci sono delle istituzioni più o meno organizzate e così via. Da 25 milioni, 1519, 1605, 1.075.000 abitanti, nel Messico 25 milioni, e quindi una strage senza fine. Perù, parliamo dell'impero Incas, un altro impero esteso su una parte significativa del continente sudamericano. Pensate alla cordigliera delle Ande, che si estende praticamente dal Perù, dal nord, arriva fino in Cile, oltre. 8-10 milioni si stima di abitanti, 1530, ridotti nel 1590 circa a 1,5 milioni. Sono naturalmente delle cifre approssimative che però fanno accapponare la pelle. Cifre del genere non, in Europa non le incontriamo in nessun periodo, nemmeno nell'epoca della peste nera. Vi ricordate? La peste nera aveva provocato un tracollo demografico, facendo morire circa un terzo, un quarto della popolazione europea, si stima un terzo, un quarto. Qui rimane forse un decimo, un ventesimo o un quarantesimo della popolazione iniziale nel giro di alcuni decenni. Vedete qui in questa mappa concettuale, l'autore del libro ha scelto, no, di far convergere tutti questi fattori sul discorso del tracollo demografico, cioè tutti questi fattori dovrebbero rendere conto, motivare, giustificare il perché del tracollo demografico. Encomienda, malattie, superiorità tecnologica, fattori culturali, guerre civili interne. Adesso ti dico esattamente cosa vuol dire encomienda, te lo traduco anche dallo spagnolo, però prima c'è bisogno di una premessa. E in italiano sarebbe commenda, da cui commendatore, commenda, commendatore, eccetera, eccetera. Vi spiego cosa significa in italiano. La premessa è la seguente. Di chi sono queste terre? Ne abbiamo preso possesso in nome, Colombo e gli altri ne prendono possesso in nome del re di Spagna, in nome di Gesù Cristo, nostro Salvatore, duplice missione, la missione fondamentale è quella della diffusione del Vangelo, del Santo Vangelo, la salvezza delle anime, anche perché ricordatevi che il nostro nemico, il nostro vero nemico, l'anticristo, il turco che sta a Istanbul, e noi stiamo facendo tutto stambaradan per bypassare le rotte orientali del Mediterraneo orientale, eccetera, eccetera. Quindi andiamo lì a portare la parola di Dio, in primis, giustificazione propagandistica, ma loro ci credono veramente, lo facciamo in nome di Sua Maestà Cattolicissima, il re di Spagna, ma il re di Spagna sta a alcune migliaia di chilometri di distanza, non può amministrare e gestire direttamente questi territori. Poi ci sono gli indigeni, ci sono gli indios, vabbè, ma quelli non contano nulla, evidentemente. Tra l'altro non sono nemmeno cristiani, non parlano nemmeno una lingua che si capisce, insomma, poi sono brutti, stortignaccoli, non sono esattamente uguali a noi. Fermo restando che li dobbiamo convertire alla giusta fede, e se non si convertono già mi puzzano di eretico, e dunque non so nemmeno cosa potrei fargli per convertirli o meno. La terra è la terra, chi la gestisce? Allora lì, nei nuovi territori colonizzati in nome del re di Spagna, funziona questo istituto dell'encomienda, che assomiglia a un istituto di tipo feudale, ovvero ai singoli inviati, che sono funzionari dello Stato, avventurieri, molti sono questi hidalgos, questi guerrieri, questi uomini specializzati nella guerra, che sono rimasti disoccupati, guarda un po', perché è terminata la Reconquista. Vi dicevo, i due fenomeni,
della storia della Spagna, la riconquista e la colonizzazione, l'espansione del nuovo mondo sono in qualche maniera collegati, finisce l'una, inizia l'altra. Molti rimangono disoccupati, tu che hai fatto? Tu, la tua famiglia, nei secoli dei secoli, io ho sempre fatto l'uomo d'armi, ho sempre fatto il guerriero, io che ho poi un pedigree nobiliare e così via. Oppure sono uno spiantato, sono un avventuriero, vado lì a menare le mani, lo faccio in nome del re di Spagna e il re di Spagna mi ricompensa dandomi un territorio, questo è l'encomienda, cioè è l'assegnazione di un territorio come un feudo, è l'equivalente di un feudo, che sulla carta appartiene pur sempre al re di Spagna, ci mancherebbe altro, così come la contea X che si trova nella ex Gallia, provincia romana, appartiene comunque all'imperatore Carlo Magno, ma per amministrarla, per gestirla, l'assegna al nobile di turno, all'idalgo di turno, oppure all'avventuriero che per l'occasione viene nobilitato. Allora che significa che ti do il controllo su quel territorio? Vuol dire che diventa cosa tua, personale, e tu ci fai un sacco di soldi, lo sfrutterai sempre per la maggior gloria di Dio in nome del re di Spagna, però sei tu che lo sfrutti. Con i tuoi, c'hai il tuo piccolo esercito, c'hai altri avventurieri di rango più basso che ti sono venuti appresso, altre soldataglie, in numero estremamente ridotto, Quando Cortés marcia su Mexico City, quella che oggi chiamiamo Mexico City, Tenochtitlan si chiamava all'epoca, che era la capitale dell'immenso impero azteco, marcia con alcune centinaia di spagnoli, 200-300. C'hanno le armature, c'hanno gli schioppi, c'hanno i cavalli, sono barbuti, appaiono come una sorta di semidei, ma sono 100, 200, 300, quegli altri sono milioni, avete visto la sproporzione. Allora io a questi miei barbudos qualcosa gli devo dare, quindi diventano i miei sgherri, i miei uomini di fiducia. E adesso chi manca? Quindi abbiamo la casta di guerrieri locale che si è riciclata dalla Spagna, e il prete ci sta sempre, quello ce lo siamo portato appresso sulla caravella, quello che inizia a convertire gli indios. Chi manca? Manca il terzo stato, mancano i lavoranti, i laborantes, mancano i servi della gleba per l'appunto, prendendo il nome in prestito dal medioevo, dall'alto medioevo cristiano. E chi sono papabili per essere sfruttati in maniera più o meno sanguinosa, in maniera trattati poi diversamente dagli europei che abbiamo lasciato a casa, anche perché questi ancora non sono cristiani, e anche una volta convertiti al cristianesimo, proprio cristiani non mi sembrano. Chi sono? Sono gli indios, che quindi vengono messi a lavorare, e questi fanno parte, sono roba mia. Io ho avuto la commenda, ho avuto l'incarico su quella zona lì, ci sta tot alberi, la foresta, il laghetto, il fiume, il campo di mais da coltivare, e poi ci stanno pure due o tre villaggi di indigeni, dico per dire ovviamente, e questa è roba mia, quindi li metto a lavorare e fanno quello che dico io. Gli indios sono molto fragili, perché hanno, ve l'avevo già accennato, hanno un sistema immunitario rimasto separato dal resto dell'umanità per ragioni che conoscete negli ultimi 10.000 anni. Cioè Homo sapiens distribuito, le varie ondate di homines sapientes, ecco, decliniamolo al plurale, distribuite sul continente euroasiatico e sul continente africano, che sono tutti e tre collegati evidentemente, hanno avuto scambi progressivi nel corso delle migliaia di anni, e quindi il loro sistema immunitario si è aggiornato a seconda dei batteri, dei virus presenti e scambiabili da una parte all'altra dell'umanità. Se una popolazione rimane chiusa in un luogo e non ha scambi con altre popolazioni, ecco che lo scambio è ricchezza, l'abbiamo sempre detto, in questo caso è ricchezza, è morte in realtà, perché gli arrivano in America delle malattie, cominciare dall'influenza, contro le quali gli indios, i nativi, non hanno una minima difesa immunitaria. E quindi questo è uno dei motivi del tracollo demografico, le malattie, infatti, il secondo motivo. E allora questi iniziano a morire come mosche, muoiono di un po' di fatica, sfruttati, certo non è che vengono curati dagli spagnoli, hanno
tutta l'intenzione di sfruttarli, e quindi le loro condizioni di vita sicuramente peggiorano per ovvi motivi, ma poi il motivo fondamentale è epidemiologico, non è di crudeltà mentale o di sfruttamento, anche perché uno schiavo vale parecchio, è un investimento economico, soprattutto uno schiavo nero, poi i neri sono ritenuti più robusti, in un certo senso hanno ragione, sono più robusti perché hanno un sistema immunitario adeguato, che ha avuto comunque degli scambi con gli europei, anzi in realtà noi europei siamo figli dell'Africa, come ben sapete, no? E quindi è indubbiamente più resistente alle malattie e più resistente quindi alla fatica, ma l'idea della fatica è successiva, d'accordo? E questo fenomeno, quindi, delle malattie è un fenomeno che andrà a inguaiare, a rovinare non solo il continente americano appena scoperto, ma anche il continente africano, che noi occidentali, noi europei, che Dio ci maledica, non so quale Dio, se preferite anche quello cristiano, sfruttiamo da secoli. A inguaiare l'Africa perché? Perché siccome lì inizia a mancare la manodopera a causa del tracollo demografico, ma noi queste terre le dobbiamo sfruttare perché siamo qui per accumulare ricchezze in un modo o nell'altro, o mi prendo direttamente l'oro, o mi prendo direttamente l'argento, o il Pau Brasile, o mi prendo le risorse del suolo, ma le risorse del suolo, ma anche le risorse metallurgiche, va da sé, le devo tirar fuori dalla terra, c'è bisogno che qualcuno lavori, che qualcuno le estragga, che qualcun altro lavori la terra, eccetera, eccetera. Allora mi prendo degli uomini, delle donne, degli esseri umani adatti al lavoro, e in questa maniera inizia quel commercio triangolare Europa, Africa, Sud America, America Centrale, che contraddistinguerà e che ancora entro una certa misura, no, avete presente le cronache, no? Gli scafisti a manodopera coatta, il sottoproletariato che attraverso la criminalità organizzata, con la complicità degli stati e a causa delle guerre che andiamo facendo a destra e a manca, affluisce in Europa o negli Stati Uniti, in Canada, no? Sapete che gli Stati Uniti hanno costruito un muro al confine col Messico per impedire alla gente di passare dal Messico in Nord America. Triangolare che significa? Che io parto da Lisboa o parto da Siviglia, mi vado a caricare la nave sulle coste occidentali dell'Africa, spesso compro i neri dai mercanti arabi o vado lì e depredo letteralmente, guardate che è terribile, perché io gli rubo la gente e rubo, sapete che gente rubo? Giovani e giovani, giovani donne e giovani uomini, cioè il futuro di quel popolo, il futuro di quella tribù, è un vero e proprio massacro, cioè non è che gli porto via le risorse del territorio, che sarebbe comunque gravissimo, o gli porto via l'oro e l'argento, che sarebbe comunque gravissimo, forse già un po' meno grave, gli porto via la gente, e questo noi europei l'abbiamo fatto per secoli, fino all'altro ieri, ancora oggi in un certo senso continua purtroppo a funzionare in questa maniera. Oggi magari si prendono altre persone, cervelli e così via, ma questa migrazione coatta, d'accordo, lì proprio ti vengono a prendere, sempre per motivi economici. Carico la barca sulle coste dell'Africa, con le buone o con le cattive, leggi con le cattive, e prendo questa gente, chi sopravvive al viaggio, non tutti sopravvivono, vengono stipati come merci nelle stive delle navi, e vengono fatti sbarcare sul continente sudamericano e vengono messi a lavorare, e poi nel Nord America, questo durerà, ripeto, per secoli, come ben sapete, no? E quindi in questa maniera ho rovinato gli indios del posto, ho rovinato i nativi, che ancora oggi sopravvivono in Brasile, nel folto della foresta, ci sono ancora ultime tribù di indios che vivevano in quel posto. Tra parentesi, la toponomastica in Brasile, e non solo in Brasile, anche negli altri paesi sudamericani, ma io conosco quella brasiliana, evidentemente, è tutta di origine india. La toponomastica, cioè i nomi delle località, spesso e volentieri sono di origine india. Sono rimasti quei nomi là, i nomi dei fiumi, non so, Paraíba, fiume Paraíba, rio Paraíba, il termine Paraíba non è un termine portoghese, non è un termine spagnolo, è un termine locale, un altro termine locale, che se andrete in Brasile, ma non c'è bisogno di andare in Brasile, si può trovare anche in Italia, la mandioca,
la mandioca, che praticamente lì è una terra benedetta da Dio, ricchissima, veramente ricchissima. La mandioca è una radice, tipo una super patata, ma lì di patate, di tuberi ne hanno in maniera spropositata, tuberi che da noi non esistono nemmeno, quindi quando parli di patata lì hanno 250 tipi di patate. Sono tuberi, e dalla mandioca si ricava una farina, questa farina possono fare frittelle, pane, la famosa farina di mandioca che è ipernutriente, molto nutriente insomma, c'è addirittura l'albero del pane, quindi è una zona ricchissima. Loro sono sempre vissuti coltivando la mandioca, pesce, cacciagione, ma lì ripeto, di fame non puoi morire, è un luogo così ricco, così abbondante, parlo delle zone della macchia atlantica o delle mie propaggini della foresta dove non puoi letteralmente morire di fame, c'è per tutti. E quando arrivano gli spagnoli iniziano a deforestare e creano ampie zone in cui si coltiva il mais, il vero tesoro che già coltivavano gli Incas, gli Aztechi, era il mais, il vero tesoro che viene poi dalle Americhe. La farina di mais è particolarmente preziosa, anch'essa nutriente, non così nutriente come il grano, ma insomma. Però c'è bisogno di gente che lavori, e quindi al posto degli indios non così attrezzati dal punto di vista immunologico e non così attrezzati dal punto di vista delle, diciamo, delle loro prestazioni fisiche, vengono sostituiti progressivamente dai neri. Ecco, quindi, come dire, due piccioni con una fava. Allora, prego Alessandra, che mi vuole chiedere? Qualcosa si capisce, no? Anche se è un po' adattato ai bambini, qualcosa si capisce, ma gli americani. Bravissima, ecco. Allora, è una vera benedizione. Sapete il più grande propagandista del XX secolo chi è stato? Propaganda nel senso anche propaganda militare, perché tu prendi e gli fai la mente, gli fai la testa alle persone, e soprattutto i bambini alla più tenera età. Il più grande in assoluto, che aveva spiccate e dichiarate simpatie naziste, peraltro, è un signore che si chiama Walt Disney. Sì, okay. Lo conoscete, lo sapete, certo, lo sapete, benissimo. E Topolino, che combatte sempre l'eroe americano, il topo americano, che combatte sempre vittoriosamente contro i nazisti, il feroce gamba di legno, no? Che è fatto a forma di cane e così via. Quindi sì, qualcosa la sapete, ma in maniera molto, molto contraffatta, insomma. Oggi poi siamo nell'epoca del politicamente corretto, adesso dopo secoli e secoli di questa storia non si può nemmeno accennare, nemmeno raccontare, perché se usi, parlo del Brasile, ve l'ho fatta vedere quella fotografia, no? Di quella statua che è stata sbiancata, ecco, se usi il termine nero, non dico negro, è un'offesa. Un termine che veniva utilizzato fino all'altro ieri, è infamante, non quel termine in sé, ma la situazione, l'uso che se ne faceva relativamente a quella situazione, in quel tempo, con quella politica, con quella visione culturale che viva e Dio bisogna conoscere, bisogna conoscere, e bisogna conoscerla anche con la dovuta correttezza filologica, e quindi il termine negro o nero devo poterlo usare in quel contesto. Ovviamente dopo aver reso il pubblico avvertito, edotto, che quel termine aveva un valore dispregiativo e ancora oggi, se usato in una certa maniera, ha un valore dichiaratamente dispregiativo. Fatta questa avvertenza, avete capito a quale trattamento vengono sottoposti forzatamente queste genti, e quindi il tracollo demografico lo spieghiamo in questa maniera, ma anche il tracollo demografico dell'Africa, perché molti africani vengono nei secoli, non nel giro di poco tempo, vengono spostati là. E dicevo, dobbiamo avere le parole per poterle raccontare queste storie affinché le nuove generazioni le conoscano, al diavolo il politicamente corretto, ecco, e quelli che vogliono buttare giù le statue di Cristoforo Colombo o bandire le parole, fanno altro che lavorare alla cremente per far sì che la memoria venga meno, eccetera eccetera. Prego. Tu puoi chiedere quello che ti pare, ma quando qualcuno mi ha detto che non chiede nulla. Ma il fatto che noi adesso stiamo leggendo una tabella con i dati demografici, no? Vuol dire che da qualche parte l'abbiamo presa. Che vuol dire che prima di decimare la popolazione avevano già fatto una stima di quante persone ci fossero nei luoghi? O noi l'abbiamo fatta dopo? Allora, fermo restando che, come vi ho detto, i numeri sono assolutamente approssimativi, io poi non mi occupo esattamente di questo. Alcuni di questi numeri vengono calcolati, li puoi calcolare per esempio in base all'ampiezza del territorio e alle culture che erano disponibili in quel periodo,
perché ancora oggi si possono rintracciare, esiste una forma di archeologia dell'agricoltura, no? Magari tipo in quell'anno sono stati piantati tot piante. Allora, quando gli spagnoli arrivano lì, arriva tutto l'ambaradan burocratico, arriva la Chiesa Cattolica e quindi iniziamo a avere delle cifre, il numero di battezzati, il numero di nati, cifre più o meno approssimative, ma era lo stesso metodo che si utilizzava in Europa. Cioè, se tu vuoi sapere i nati e i morti, ti devi recare in una parrocchia, ammesso che ci siano ancora i registri parrocchiali, si siano conservati per miracolo, o in alcuni casi sono conservati non per miracolo, ma a ragion veduta, allora puoi controllare le nascite e le morti a livello microcosmico, quel microterritorio, poi puoi fare una stima generalizzando, puoi fare una stima allargandola al territorio più ampio, se quello è un decimo del territorio complessivo, diciamo, moltiplichiamo per 10 e stimiamo che quel territorio potesse sfamare un tot di persone. Ecco, questa è una stima. Chiaramente non è che Cortés o Pizarro si portano appresso un dipartimento dell'Istat o dei demografi esperti che si mettono a contare le persone. Abbiamo però dei rapporti scritti, delle relazioni scritte, soprattutto dei padri, no? Degli ecclesiastici che seguono i conquistadores, che lavorano, che mettono su le prime parrocchie e che iniziano a prendere dati. E poi adesso vedremo, quando parleremo di Las Casas, credo prossima diapositiva, vedremo come anche la Chiesa, anche gli intellettuali iniziano a interessarsi di questa questione. Perché non è una questione che può passare così inosservata, Aurora, questo l'avete capito. Noi abbiamo definito, stiamo definendo questa situazione iniziale, ma poi non è che tutti i padri che vanno lì sono degli psicopatici, sadici che vanno lì a massacrare la gente. Quando si vedono morire migliaia di persone anno dopo anno, iniziano a preoccuparsi anche loro, non solo per il tracollo demografico, ma anche perché questi sono figli di Dio anche loro. Anzi, la domanda è: che rapporto c'è tra noi e loro? E perché la parola di Dio non era ancora arrivata da questa parte del mondo e loro sono comunque figli di Dio come noi? E che tipo di atteggiamento dobbiamo tenere? Certo, la parola di Dio, di Cristo, ci impone l'amore reciproco, l'amore per il prossimo, dunque massacrarli non è esattamente rispondere al comandamento di Dio. Domande del genere che adesso... E poi anche l'altro, guardate, questa roba qui è veramente una rivoluzione copernicana che sconvolge completamente la mente, eh? Altro che Socrate, cioè tu vai lì e scopri che c'è un'altra umanità e che questa umanità è rimasta separata per secoli. Uno, due, scopri che il mondo è molto più vasto di come te lo immaginavi e contemporaneamente in quel volger tra XVI e XVII secolo si inizia anche a capire che la Terra è che gira intorno al Sole, non il Sole che gira intorno alla Terra, famosa rivoluzione copernicana, e quindi il nostro pianeta è uno dei tanti pianeti che gira intorno. Guardate che questo ti fa perdere un attimo la trebisonda, come si suol dire, cioè non c'è più il centro del mondo e c'è un altro tipo di umanità che crede ad altre cose, che è vissuta per secoli adorando altri dei che ritengono veri, ecco. Poi tra l'altro l'umanità che hanno trovato non è che fosse un'umanità proprio ai limiti del non è che fossero proprio tanto pacifici anche loro, no? Avevano... Allora, Alessandra, qui non si tratta di essere pacifici o non pacifici, evidentemente. Qui si tratta che gli esseri umani o le civiltà, poi ci sono state indubbiamente delle civiltà più pacifiche, altre civiltà meno pacifiche, dipende dalle contingenze storiche. Diciamoci la verità, i nostri antenati, quelli che sono vissuti per decine di migliaia, centinaia di migliaia di anni da cacciatori raccoglitori, erano relativamente pacifici finché non si trovavano a dover contendere un territorio di caccia e di raccolta con un'altra tribù, con un altro clan, e con delle risorse limitate. Cioè gli esseri umani, come gli animali, come i cani, i gatti, come tutti gli animali, sono relativamente pacifici perché ieri come oggi fare la guerra ha un costo molto elevato in termini di energie, di dispendio di energie, e quindi quelle poche energie che abbiamo dedichiamole alla caccia e alla raccolta dal punto di vista economico. Quando è che siamo costretti a impegnare le energie, quel surplus di energie per la nostra sopravvivenza? Quando dobbiamo
proteggere le scorte di cibo e controllare il territorio. Entriamo l'uno in guerra con l'altro. Questo per dirlo in maniera molto semplice, gli esseri umani alla fine sono sempre gli stessi. Oggi viviamo in una società completamente diversa, quando nascono le prime civiltà bisogna difendere altri territori, ci sono altre dinamiche, altre logiche e così via. Quindi non è che esistono civiltà buone e civiltà cattive. La nostra civiltà non è né troppo buona né troppo cattiva. Per me è pessima rispetto a quelle che potevano essere le aspettative o a come potevamo effettivamente evolverci. Mi sembra che a conti fatti, visto che il XX secolo è stato il più sanguinoso della storia dell'umanità e che il XXI purtroppo minaccia di essere altrettanto sanguinoso, fino adesso è stato altrettanto sanguinoso, direi che da questo punto di vista non ci siamo affatto evoluti e possiamo denunciare oggi questa situazione perché, l'abbiamo già detto varie volte, la globalizzazione oggi parla la nostra lingua, non la nostra nel senso l'italiano, ma la lingua dei colonizzatori europei. Europa, centro del mondo, con oggi il centro è questo occidente allargato, il baricentro è l'Atlantico, no? Quindi Stati Uniti, Canada e Europa occidentale. Allora, la globalizzazione oggi, o questo tipo di globalizzazione, parla, ha parlato e in gran parte continua a parlare, o noi ci illudiamo, continuerà anche a parlare in futuro, ma già inizia a parlare altre lingue, russo, cinese, farsi, eccetera, eccetera. Ecco, parla e ha parlato quella lingua lì e ha diffuso quel sistema, quella visione del mondo, quelle dinamiche, quegli equilibri in senso politico, economico, culturale, eccetera, eccetera. Ecco perché possiamo un attimo essere un pochino parziali e condannare, ma non questo o quella civiltà, ma condannare realisticamente, se vogliamo esercitare il senso critico, condannare realisticamente la situazione a cui siamo arrivati, tutte le brutture orribili a cui dobbiamo assistere oggi, le incertezze, la mancanza di futuro, di speranza. Ripeto, non come valore assoluto, perché in storia non esistono valori assoluti, ma come riferimento rispetto alle aspettative che hanno creato. Mi hai promesso tanto e che mi dai? Guerra, morte, distruzione, fame, pestilenza. No, soprattutto guerra, per interessi economici, potenza, potenza, potere, potere, potere. Io avrei voluto benessere, salute, felicità, lavoro, cultura, eccetera, eccetera. Va bene? Quindi la nostra critica, Alessandra, ha questo tipo di valenza. Non so se è proprio il tempio di Tenochtitlan. Tenochtitlan, addirittura aveva un basamento, l'ho visto un po' di tempo fa, che era... Sì, 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 d'accordo. Questo film è ambientato, ecco, ricostruisce questo scenario. Allora, noi ne sappiamo fino a un certo punto, abbiamo delle testimonianze, che non sono esattamente testimonianze imparziali, ma sono testimonianze di parte, cioè dei conquistadores, soprattutto dei chierici, lasciamo perdere, sì, dei chierici che gli stavano dietro, ma indubbiamente... Le pratiche di questa della civiltà azteca o inca erano delle pratiche imperiali. Queste pratiche imperiali, infatti, vedi l'altra voce, guerre civili interne, cioè non c'è una sola popolazione, non c'è una sola civiltà, c'è una civiltà imperiale dominante, quella azteca, e intorno ci sono altre civiltà sottomesse, in alcuni casi schiavizzate e in alcuni casi, oltre a essere costretti a fornire manodopera coatta, sono costretti anche a fornire uomini o donne per i sacrifici umani, perché c'è questa credenza, orribile dictu, no? Dal nostro punto di vista, nostra euroasiatici, nel senso che noi sacrifici umani ce li siamo lasciati dietro molto tempo fa, poi li abbiamo ritualizzati, adesso ci mangiamo con i sacrifici umani il corpo di Cristo, ma il corpo di Cristo è una metafora, e gli stessi ebrei avevano sostituito i sacrifici umani, gli ebrei dell'Antico Testamento, della Torah, con i sacrifici di animali e via dicendo. Oggi sarebbe impensabile per la cultura contemporanea, no? Il sacrificio d'animale, ma tantomeno il sacrificio umano, ma i sacrifici umani li facciamo per altri versi, in altre maniere orribili, che non vi sto a raccontare, ma che abbiamo tutti sotto gli occhi, insomma. Posso dire una cosa? Come no? Cioè, diciamo, ai sacrifici animali e poi... A Pasqua si mangia l'abbacchio, qui si mangia il... Non sono veri e propri sacrifici, però voglio dire... Oppure Alessandra, semplicemente gettiamo via tonnellate di cibo e condanniamo una parte dell'umanità a morire di fame. Non sono sacrifici, non gli tagliamo la gola direttamente, ma insomma, ecco.
Poi le cause sono molteplici, eccetera, eccetera. Cioè si possono compiere anche indirettamente sacrifici umani essendo ingiusti, o si possono ammazzare 60.000 persone premendo un tasto e sganciando una bomba. Non c'è bisogno di tagliargli la gola a uno. Detto questo, queste civiltà avevano i loro aspetti, se la vogliamo mettere in questi termini, assolutamente terribili, deteriori. Il potere è sempre potere. Avevano delle credenze che a noi ci sembrano barbariche, assurde, che comprendevano, che prevedevano questi sacrifici umani. E fondamentalmente erano legati, no, al ciclo degli astri, al sole, avevano comunque collegato... avevano collegato la fertilità dei campi e lo sviluppo della vita sulla terra al sole, ma questo l'avevano fatto anche le civiltà antiche, pensate ad Apollo, ai culti solari, effettivamente è vero. Peraltro vivevano in armonia con la natura. Se ti ricordi quel documentario che vi ho fatto vedere all'inizio dell'anno, oltre a intervistare astrofisici, esperti di storia della filosofia, avevano intervistavano anche sciamani e personaggi che si rifacevano a quella visione lì, quella incaica, questi uomini medicina del posto, i quali parlavano di Pachamama e dell'armonia con la natura, e quindi sono anche portatori di quel messaggio di vita in simbiosi con la natura, con i cicli naturali, che, ecco. Quindi è vera una cosa, è vera anche l'altra, ecco, non altrimenti crediamo a un altro tipo di propaganda fatta poi a posteriori. Cioè, propaganda a posteriori, Alessandra, che è vera. Allora erano cattivi, allora li abbiamo dovuti... Bravissima, bravissima. Vi dicevo l'altra volta, no, le scene con cui si è giustificato Faccetta Nera, il fatto che l'Italia fascista dovesse conquistare per portare la civiltà in Africa, gli etiopi e così via, col fatto che questi sono dei barbari, hanno dei costumi, le mutilazioni genitali, hanno dei costumi assolutamente deteriori, sformano il corpo, credenze astruse, tutto vero in un certo senso, però se poi li massacri con l'iprite o li massacri nei campi di concentramento, non è che stai portando la civiltà, ti stai giovando di una propaganda basata su argomenti discutibili, terribili, ma usati in maniera strumentale per commettere crimini ancora più efferati. Ecco, questo è il discorso. Però anche in una situazione come quella lo scontro è inevitabile, no? Perché tu non puoi pretendere che una cultura che è stata abituata sempre al sacrificio umano adesso per il tuo arrivo debba rinunciare. Cioè tu sei già in partenza che ti rinuncerà. E neanche puoi trovare... Ma Alessandra, le motivazioni non sono motivazioni di tipo... Quelli non vanno lì con l'intento pacifico di stringere delle relazioni, si chiamano conquistadores, non è che si chiamano santuomini, frati, cappuccini, amanti, banda di filantropi, ecco, come Battaglione Azov, non è che sono dei filantropi, quindi si chiamano conquistadores, che Dio li perdoni o li benedica, non lo so, ma l'intento è chiaro, vanno lì a conquistare delle terre, lo fanno per conto di Sua Maestà Cattolicissima, il Re di Spagna, lo fanno per conto di Santa Romana Chiesa, lo fanno con la benedizione del Papa, del Vescovo, eccetera, eccetera, ma sono dei conquistatori. E quindi questi conquistatori sfrutteranno tutte le occasioni che hanno anche per denigrare, per far emergere i lati più deteriori della civiltà dominante. Il motto romano è divide t'impera, e quindi Cortés, quando va lì, usa le popolazioni locali, a loro volta sfruttate selvaggiamente dagli aztechi, li usa in funzione anti-azteca per prendere il potere sempre a Tenochtitlan e sostituirsi a Montezuma. Faccio cadere quella testa lì, erodo quel centro di potere per prendere il posto. Poi abolirò i sacrifici umani, evidentemente con le conversioni più o meno forzate, ma sapete, le donne venivano sventrate e prima gli tiravano fuori il feto dalla pancia per battezzarlo prima di buttarlo via, ecco, facevano cose di questo genere qui, non è che si facevano scrupoli di nessuna, quindi, capito, è un discorso molto complesso, anche perché noi abbiamo sempre a che fare, spesso e volentieri, al di là del fatto storico, abbiamo a che fare appunto con le interpretazioni e con l'uso pessimo, politicamente scorretto, ma la politica è sempre scorretta, soprattutto quando la politica obbedisce a coordinate di potere,
potere in termini culturali, in termini economici e così via. Quando tu devi esercitare il potere, ti racconti la storia come ti pare a te, secondo le tue modalità. E quindi in questa storia non è che può essere tutto menzogna, nella storia ci sono anche delle cose vere, indubbiamente, mescolate le altre cose non vere, o i collegamenti che sono stati effettuati da chi fa propaganda sono collegamenti non corretti, o magari inverti la causa con l'effetto, e si sono estinti, poverini, e dunque abbiamo dovuto ricorrere alla manodopera africana, che in parte è vero. Attenzione, il tracollo demografico, vedete, ha tante cause diverse, tante, soprattutto le malattie, le guerre intestine, e comunque la civiltà, l'incontro con la civiltà europea, che parla spagnolo principalmente, è un incontro che erode, scombina degli equilibri. Cioè queste popolazioni vivevano lì, avevano costruito delle civiltà degnissime dal punto di vista scientifico, culturale, avevano una loro visione del mondo, molto complessa peraltro, d'accordo? Avevano delle conoscenze anche astronomiche, matematiche, estremamente complesse. Poi non conoscevano, non avevano i cavalli, non c'erano i cavalli, non avevano ancora inventato la ruota, cioè sotto alcuni punti di vista tecnologici principalmente erano decisamente arretrate se paragonate a quelle europee. Detto questo, gli equilibri all'interno di quelle società sono così fragili che quando entrano in contatto, così fragili rispetto a quelli spagnoli, a quelli europei, che quando entrano in contatto con la civiltà europea che parla spagnolo vengono infranti. Il tracollo demografico dipende da questo. Molti si lasciano morire, vedete i fattori culturali, suicidi di massa. Gli dèi se ne sono andati, Dio è morto, Dio ci ha abbandonato, gli dèi sono fuggiti via, sono venuti questi qua dall'altra parte dell'oceano. C'erano anche delle leggende che parlavano dell'arrivo prima o poi di questi dèi, queste semi divinità che sarebbero venute dall'altra parte del mare, su delle barche enormi, avrebbero avuto la barba, infatti questi avevano la barba, li scambiano per dèi. D'accordo? In realtà sono dei demoni, se andiamo a vedere dal loro punto di vista, perché questi dei inizio mi sfruttano il lavoro, poi mi massacrano da una parte o dall'altra, gli equilibri cambiano e fondamentalmente la vera distruzione riguarda i fattori culturali. Se io a un popolo gli tolgo via la cultura, la religione, le usanze, il folklore, la mentalità di base, la lingua, gli impongo con la forza! Con la forza un'altra visione del mondo, io quel popolo lo rovino per sempre. Si chiama damnatio memoriae, non rimarrà pietra su pietra, ma non è tanto la distruzione fisica, è la distruzione culturale. Come hanno fatto i cristiani, quando la Chiesa ha sposato il potere dell'impero romano e viceversa, come hanno fatto i cristiani con le antiche divinità, con la spiritualità greco-romana, che viva è Dio, era una spiritualità ricca, profonda, significativa. Non esisteva il fondamentalismo, non esistevano le guerre di religione, per esempio, no? Hanno fatto qualcosa di terribile, se andiamo a vedere, ma di terribile o di estremamente benefico. Credo che Gesù non fosse minimamente d'accordo, ma Gesù nessuno l'ha interpellato, ma non credo nemmeno che Gesù fosse d'accordo con questo. Ma ci sta un film che parla di Gesù, che bello, un film, credo che sia americano, insomma l'ho visto varie volte, in cui la situazione iniziale, molto attuale, molto moderna, è Gesù che ritorna oggi e questo Gesù, sto ragazzo, sempre con i capelli lunghi, sa, Gesù è così, simpatico, un filo di barba, e inizia a essere tentato, vede quello che vede, no? Tutta la storia, avanti in nome di Cristo, quelli che tagliano le gole ai musulmani in nome di Cristo durante la crociata, la distruzione dei popoli amerindi, lo sfruttamento dell'Africa, e poi Gesù viene fatto, diciamo, paracadutato in un campo di battaglia moderno con questi che muoiono asfissiati dai gas asfissianti durante la prima guerra mondiale, nelle trincee, che muoiono invocando il nome di Gesù, e quegli altri che vanno alla carica con le baionette e sventrano i loro ragazzi come loro, i loro coetanei, semplicemente che portano un'altra divisa con scritto sulla cintura Dio è con noi, God mit uns, e insomma, ecco, quando Gesù vede queste cose, evidentemente, questa è la tentazione più terribile, anzi questa tentazione è quella che gli fa vedere, il film è ben costruito, il diavolo, avete presente la tentazione, 40 giorni nel deserto, Gesù che viene tentato, quando viene tentato dal diavolo, metaforicamente, il diavolo gli fa vedere, guarda che cosa faranno in nome tuo, guarda cosa faranno loro in nome tuo, i discepoli, in nome tuo, in nome di Gesù,
E infatti vi ho detto, Dostoevsky nella leggenda del grande inquisitore fa tornare Gesù e Gesù viene processato e messo a morte una seconda volta. L'inquisitore diceva dobbiamo far fuori un'altra volta perché la maggior parte della gente non capirebbe, non ha capito, non capirebbe il tuo messaggio, perché comunque sia con il solo amore non si va da nessuna parte, la gente ascolta la paura e la paura si basa sul terrore, sulla forza, sul potere, eccetera eccetera, nel loro stesso interesse, perché l'amore non lo capiscono o lo capiscono solo parzialmente, quindi forse non siamo ancora pronti. Allora, i fattori culturali di questi popoli sono rimaste forse le cataste di teschi, le piramidi in mezzo alla giungla, le lingue di questi popoli sono estinti, la loro religione si è estinta, non sappiamo più nulla, non sappiamo più decifrare, o è difficilissimo decifrare quei pochi manoscritti che sono rimasti. Hanno distrutto tutto, hanno massacrato tutto, sempre loro, quindi la damnatio memoria che hanno subito, perché era la lingua del diavolo. E però questi non è che riesci a convertirli in una, due generazioni. Se io vengo da te e ti costringo a dimenticare, sapete qual è la forma di abbrutimento? Sapete la logica del totalitarismo, del campo di concentramento, del campo di sterminio? Anzi, quello che i tedeschi chiamavano Vernichtungslager, campo di annientamento. L'annientamento non era fisico in prima battuta, era mentale, era culturale. Tu entri là e non hai più un nome, hai un numero tatuato sulla pelle. Non hai né padre né madre, sei un numero, sei uno Stück. Per il tedesco sei catalogato come un pezzo, Stück vuol dire pezzo, una merce. E il tuo corpo diventerà poi merce, capelli, denti e così via. Vieni mercificato, ti faccio un vero e proprio lavaggio del cervello, cioè prima ti ammazzo qui e qui, poi dopo ti ammazzo anche fisicamente. Perché non ti ammazzo subito fisicamente? Perché nel frattempo devo sfruttare il tuo lavoro. E questi fanno ovviamente mutatis mutandis, sono scenari completamente diversi, il paragone si ferma qui, ma questi fanno la stessa cosa, gli distruggono completamente, gli radono al suolo generazione dopo generazione, cioè non è che ci impiegano tantissimo, la loro cultura come demoniaca, come abissalmente barbara, come criminale, eccetera, eccetera, facendo di tutto nel buon fascio, dopodiché li trasformano in schiavi, quando non vanno nemmeno bene come schiavi perché non reggono la fatica, iniziano a morire di influenza, li sostituisco con i neri e faccio una cosa terribile anche lì. Pensate a come funziona. E quindi qui c'è una cultura dominante. E guardate che la cultura è fondamentale, prima stavamo parlando di Walt Disney, colonizzare le menti è fondamentale. Se io ti metto in bocca le parole, ti metto in bocca anche la visione del mondo, tu vedi il mondo in quella maniera lì. Ecco, qualcosa è rimasto, per fortuna qualcosa è rimasto, stavo parlando di quella visione di Pachamama, alcuni costumi, alcune credenze sono rimaste, perché poi sono dure a morire, eh? Gli africani che sono stati esportati lì con le cattive hanno costruito in Brasile in particolare, ma anche nei Caraibi, la cosiddetta santeria, non so se ne avete mai sentito parlare. Praticamente loro sono stati privati della loro religione. Quando sono stati portati là, hanno adottato una forma hanno adottato il cattolicesimo, quello standard, ma contaminato per riadattarlo alla loro religione. E allora la santeria vuol dire che ogni santo cattolico ha una funzione specifica, adesso io non mi intendo molto bene, ma insomma c'è il santo, il patrono di quella professione, quello che cura quella malattia, quella versione, quella santa che preside al parto, ecco, loro li hanno sostituiti, li hanno fatti sincreticamente, si parla di sincretismo, li hanno fatti coincidere con le divinità che avevano lasciato in Africa. Quindi la divinità che preside al parto, che per loro si chiamava in quella maniera, la camuffano adorando quella santa lì. Capito? Si chiama santeria. No, 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 il nome è quello del Dio, perché ufficialmente tu non lo puoi dire. Lo dirai poi nella canzone popolare, cioè questi stanno cantando questo canto, gli schiavi, non si capisce bene che cosa stanno cantando, è la loro nenia, la loro lingua, in chiesa reciterai le formule latine giuste, fuori ti permetto di cantare mentre lavori i campi, e canti
quelle nenie che ti avevano insegnato la nonna, la bisnonna, quel pezzo di cultura che tu non lasci morire. Pensate quanto è radicata, è da quella cultura lì che è nata la cultura brasiliana, in parte soprattutto la musica, la grande musica brasiliana, o il blues, il jazz, parliamo del Nord America, nasce da questo spirito. Questo, sto parlando degli africani, che non si sono fatti distruggere del tutto, colonizzare del tutto. Quindi la colonizzazione è colonizzazione culturale, mentale, eccetera, eccetera. E poi in ultima istanza c'è la superiorità tecnologica, che insomma va da sé, credo che non bisogna soffermarcisi più di tanto, perché insomma abbiamo parlato di fucili, di cannoni, di cavalli, di ruote. Ecco, loro non hanno nulla, hanno armi di legno, asce di pietra, non sono in grado di opporsi sul piano bellico, sul piano militare, ai conquistadores. E poi tra l'altro non hanno magari neanche le armature protettive. Non hanno le armature, non conoscono la metallurgia alla stregua, poi la polvere da sparo, no? Non hanno questo. E allora, vabbè, questa è la conquista del Messico, ne abbiamo ampiamente parlato, qui vedi quindi sulla cartina due culture diverse, quella più antica e quella Maya, che è fondamentalmente concentrata in questa penisola dello Yucatan, e invece quella Azteca che ruota intorno a Tenochtitlan, che oggi corrisponde, quel territorio lì corrisponde a Mexico City, che è una megalopoli che conta, mi pare, 40 milioni, 50 milioni di abitanti, è una delle tante megalopoli sudamericane. E la conquista, l'impero degli Inca. Pensate che gli Inca avevano realizzato queste strade che andavano, questi percorsi imperiali, erano percorsi da messaggeri che correvano a altitudini enormi e si rifacevano con le foglie di coca, che è una pianta locale, da cui deriva la cocaina raffinata e così via. Loro la utilizzavano perché le Ande, 3, 4, 5 mila metri, l'ossigenazione è decisamente meno dense, più scarsa che a livello del mare, quindi la fatica è molto più pronunziata. Quindi pensate, ecco, vedete, la capitale è questa Cuzco, no? Machu Picchu, sono località fantastiche da esplorare, no? E avevano queste strade che praticamente collegavano il nord con il sud del continente, dell'attuale continente latinoamericano. Ecco. E allora questo era quello che mi interessava, favorevoli al diritto di conquista. Si pongono la domanda, sapete, c'è una pluralità di... Abbiamo diritto a fare quello che stiamo facendo? Abbiamo bisogno di una giustificazione ideologica. Certo, a Cortés o a Pizarro interessa poco, ma ai sacerdoti, agli intellettuali, la cosa interessa. Requirimento: terre date alla corona spagnola da Dio. Chi non si sottomette è meritevole di punizione. Allora, è così perché così Dio ha voluto, è Dio che ci ha condotto su questo nuovo continente, è Dio che ci ha fatto sbarcare qui, è la volontà di Dio, noi siamo strumenti nelle mani di Dio, altrimenti non ci saremmo arrivati. Valutate voi se la ragione è congrua o meno, ma insomma è una ragione che utilizziamo anche noi oggi in un certo senso, no? Abbiamo questo tipo di problema. Pare che quando gli americani sono sbarcati sulla Luna abbiano piantato la bandiera, no? Abbiamo questa cosa dobbiamo appropriarci di... Insomma, Dio ce l'ha data, guai a chi ce lo tocca. Ecco. Poi, la teoria di Aristotele. Teoria di Aristotele, indios uguale barbari, quindi schiavi per natura. Beh, i greci evidentemente, come sapete, non è che ci andavano molto teneri con gli altri popoli. Non è una prerogativa solo degli europei che parlano questa o quella lingua, o che sono stati, diciamo, vinti dalla religione cristiana, che hanno scelto la religione cristiana. Anche i greci avevano questa visione, quindi ci siamo noi, che siamo umani di serie A, e poi ci sono gli umani di serie B, che sono i barbari, quelli che balbettano, non si capisce esattamente cosa dicono, sono uomini, una forma di umanità decisamente più scarsa. Dunque, per natura noi siamo superiori. Gli schiavi sono proprio delle macchine umane, non hanno anima, insomma, noi greci invece. Ecco, valutate voi se l'argomento è un argomento accettabile. Francisco de Vitoria, domenicano, fondamentalmente sono domenicani, credo che anche lui sia domenicano. Gli indios come bambini,
bisognosi di guida. Vedete, c'è questa versione, c'è la versione quella più dura. Se non vi sottomettete alla volontà di Dio, siamo costretti a passarvi a fil di spada. C'è quella classicheggiante, la maniera di Aristotele, e poi c'è quella forse più ipocrita, non so, almeno io la vedo così, quella tipicamente paternalistica. Poverini, sono dei bambini, cioè dobbiamo prendere cura, li dobbiamo educare, li dobbiamo portare la civiltà, così come quelli là, poverini, sono vissuti sempre sotto il dittatore, non capiscono nulla, hanno avuto l'impero sovietico, li dobbiamo educare alla democrazia. Ecco, quella paternalistica forse è quella più pidocchiosa. Sono come bambini, eh? Dobbiamo parlare semplice con loro, ma i bambini vanno trattati con, no Sergio, come vanno trattati i bambini? Volendo anche con il bastone, vanno educati con il bastone e la carota, per dire, no? Terribile, perché se io ti tratto come un bambino per tutta la vita, e noi purtroppo a scuola a volte tendiamo a fare così, non ti aiuto a diventare persona adulta, responsabile, autosufficiente, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo diritto a sfruttarli, perché sono bambini. Garcia de Toledo, altro personaggio, altro intellettuale, l'oro americano come mezzo della provvidenza per portare agli indios la vera fede. Vabbè, questo si commenta da solo, mi viene da ridere, per non piangere, insomma. L'oro americano, cioè, ci ha fatto arrivare qui, in cerca dell'oro. È l'astuzia, è una astuzia della provvidenza. Vedi com'è astuta la provvidenza, è a fin di bene, tutto quello che avviene in ultima istanza ha un suo perché, e quindi l'avidità dell'oro, l'avidità della conquista, e questi che sono dei luri, dei figli di buona donna, dei criminali, si può dire tutto quello che vi pare, ma la provvidenza, nelle mani anche di un Cortese, di un Pizarro, gli ha reso, quindi gli ha fatto balenare dentro questa ingordigia dell'oro, perché noi preti, noi domenicani, noi gesuiti potevamo andare appresso a loro per portare la vera fede. Vuoi mettere, ci guadagni con lo scambio, no? Vuoi mettere, Edoardo, se te taglio prima di tagliarti la gola e ti do il battesimo, è uno scambio alla pari, no? Sei tu che ci guadagni. Allora, ci sono anche delle voci dell'altro campo, quelli che evidentemente sono contrari a che cosa? Allo sfruttamento e alla conquista, diciamo, disumana di questi territori, l'asservimento di queste popolazioni. Antonio de Montesinos denuncia delle violenze degli encomenderos spagnoli, e perché le notizie iniziano a trapelare, caro re di Spagna, tu hai nominato l'Hidalgo Vinco Pallino padrone di quel territorio e lui fa le tue veci, ma guarda che le tue veci là, tu che sei cattolicissima maestà, non è che le fa veramente in maniera veramente cristiana, le fa in maniera spietata, questo ammazza della gente, la lascia morire senza cure adeguate, questo sfrutta sanguinosamente le persone, questo si accaparra un sacco di ricchezze, poi nella sua dichiarazione dei redditi annuale si fa per dire a te re di Spagna ti dà meno di quello che ti spetterebbe, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi i rapporti iniziano, perché poi alcuni di questi preti, forse anche la maggior parte, iniziano a mettersi la mano sulla coscienza. Una coscienza viva e Dio ce l'hanno, cioè questi sono pur sempre figli di Dio, sono pur sempre esseri umani, voglio dire, dunque non puoi giustificare barbaramente, sì, mi citi Aristotele, ma non va veramente bene, anche perché Aristotele, insomma, vissuto un paio di migliaia di anni fa, non è in un contesto un po' diverso, e va bene pure l'astuzia della provvidenza entro certi limiti, va bene, ce li ha fatti scoprire con l'ingordigia dell'oro, ma adesso basta, prendetevi loro, ma questi lasciateli vivere, ok? E in particolare questo Bartolomé de las Casas, che è una storia peculiare, nel senso che lui, quando parte, è un hidalgo, è un laico, va in cerca di gloria, va in cerca di ricchezze, di tesori, è un avventuriero a modo suo, ma ha una coscienza evidentemente, quindi lui si converte dopo, si converte ex post, quindi non è un prete che va lì, diventa prete dopo, e diventa prete anche perché si converte, anche perché assiste a delle scene orribili, e lui si mette a scrivere, bravo scrittore, formato, diciamo, alla scuola umanistica, quindi ha anche la capacità di riflettere, e inizia a mandare rapporti al re di Spagna in cui dice: adesso ti racconto come vengono trattati questi indios, e quindi questo genocidio, questa moria.
e invita ad assumere il punto di vista dell'altro. Mettiamoci nei panni dell'altro, cioè vive Dio, è uno dei pochi che spezza una lancia a favore di quello che dovrebbe essere, di quello che ieri come oggi dovrebbe essere il reale spirito cristiano. Io sono venuto qui per i peccatori, mettetevi nei panni degli altri, porgete l'altra guancia, ma vi pare che Gesù si sarebbe comportato come sono comportati i cattolicissimi spagnoli e così via, o gli altri europei? Attenzione, Tania, questa è l'avanguardia, neanche così malvagia, di ben altri sfruttatori che verranno nei secoli successivi. Dopo l'età elisabettiana inizieranno ad arrivare gli inglesi in Nord America e gli olandesi, i portoghesi erano già arrivati, cioè, voglio dire, i francesi. Va bene?